A bordo di un aereo militare ci sono Putin, Obama, Renzi, il Papa ed un Boy Scout. L'aereo ha un guasto e a bordo ci sono soltanto 4 paracaduti. Putin ne afferra uno. E gridando: io sono l'uomo più potente del mondo. E mi debbo salvare. Se lo allaccia sulle spalle e si lancia. Lo stesso fa Obama. Ne afferra uno. E gridando: io sono l'uomo più potente del mondo. E mi debbo salvare. Se lo allaccia sulle spalle e si lancia. Lo stesso fa Renzi. Ne afferra uno. E gridando: io sono l'uomo più intelligente del mondo. E mi debbo salvare. Se lo allaccia sulle spalle e si lancia. Il Papa guarda il giovane Boy Scout e gli dice: vai. Salvati tu. Ma il giovane Boy Scout, con un sorrisetto malizioso, risponde: Santo Padre. Non si preoccupi. Ci possiamo salvare entrambi. Perché l'uomo più intelligente del mondo ha preso il mio zaino. Due morti si incontrano mentre vanno verso l'aldilà. Uno chiede all'altro: tu di cosa sei morto? Io sono morto congelato. E tu, invece? Io sono morto di gioia. Ma non capisco come. Allora ti spiego. Sono tornato dal lavoro in anticipo ed ho trovato mia moglie nuda nel letto. Allora ho iniziato a cercare l'amante. Ho guardato sotto il letto. Nell'armadio. In cucina. Sul terrazzo. Ma niente. Allora dalla contentezza ho avuto un infarto ed eccomi qua. Coglione. Perché non hai guardato nel congelatore? Giovanni e Giuseppe vanno in campeggio, in tenda. Durante la notte, Giovanni sveglia Giuseppe e gli chiede: guarda in alto e dimmi quante stelle vedi. Vedo milioni di stelle. Ma perché questa domanda nel mezzo della notte? Cazzo, Giuseppe. Ci hanno ciulato la tenda. Il professore di scienze rivolto agli alunni. Ieri vi ho parlato della iena ridens. È un carnivoro che vive nella savana. Mangia le carogne degli animali morti. Si accoppia poche volte all'anno. Ed ha la bocca storta che pare stia ridendo. Ora tu, Pierino. Ripeti. Ma con le tue parole. Quello che ho detto. Dunque. La iena vive nella savana. Mangia la merda. Ciula poche volte all'anno. Non capisco che cazzo ha da ridere. A due sposi entrambi di 50 anni, appare una fata. Che dice loro: potete esprimere un desiderio a testa. Inizia tu. Dice rivolgendosi alla moglie: vorrei tanto fare una crociera per il mondo, insieme a mio marito. Zack. Desiderio accontentato. Come per magia la moglie si ritrova in mano due biglietti per una crociera intorno al mondo. Poi la fata chiede al marito: e tu, qual è il tuo desiderio? L'uomo guarda la moglie e le dice: cara, ti ringrazio per il tuo pensiero. Ma questa occasione capita una sola volta nella vita. Io vorrei avere una moglie più giovane di 30 anni. E Zack. Desiderio accontentato. Dopodiché, la fata sparisce. L'uomo si guarda attorno, ma non vedendo nessun cambiamento, chiede alla moglie: ma perché il mio desiderio non è stato esaurito? E la moglie ridendo gli dice: guardati allo specchio. Ti ha trasformato in un vecchio di 80 anni. Un gruppo di motociclisti imboccano un ponte proprio mentre una donna si appresta a scavalcare il parapetto con l'intenzione di buttarsi. Uno di loro, molto robusto e con dei lunghi baffoni, le si avvicina e le chiede: che intenzioni hai? Voglio buttarmi. Allora, prima di buttarti, dammi un bacio. La donna acconsente e gli dà un bacio pieno di passione. Wow! Eccezionale! Ma perché vuoi morire? Perché i miei genitori non vogliono che mi vesto da donna. Heh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